Manam è un gruppo multinazionale attualmente impegnato in due settori di business: automotive ed industrial filtration e life sciences and environment. La nostra sede si trova a Saragozza, Spagna, e abbiamo circa 750 dipendenti. Per noi l'automazione è soprattutto un modo per mantenere la nostra posizione di leader del mercato, riducendo i costi e aumentando competitività e produttività. Inizialmente non conoscevamo la robotica collaborativa. Abbiamo però deciso di scegliere robot di Universal Robots per la loro flessibilità, semplicità e rapida integrazione nei nostri processi. Non cercavamo semplicemente un'alta produttività nel più breve tempo possibile. Utilizziamo infatti i robot per piccoli aumenti di produttività in ambienti in cui devono lavorare con l'operatore. I nostri 3 cobot UR lavorano in celle di assemblaggio, trasferendo pezzi. I robot sostanzialmente alimentano le macchine dove non è pratico per l'operatore entrare o dove è necessario rispettare un timing molto preciso. La saldatura per noi rappresenta un collo di bottiglia. Il processo di carico e scarico della saldatrice deve essere molto veloce. La soluzione è stata integrare nel processo il cobot di Universal Robots. Il robot collaborativo è molto semplice da sincronizzare con l'operatore, in modo che quando la macchina saldatrice si apre, l'operatore è pronto per entrare, caricare e scaricare. In questo modo, in soli 8 secondi, la macchina può riprendere il processo di saldatura. Questo assemblaggio è stato originariamente progettato in base alle esigenze di un cliente per le cui attività un singolo operatore era sufficiente. C'è stato nel frattempo un cambiamento nella quantità di attività richiesta, che però non giustificava l'aggiunta di un secondo operatore. Con l'integrazione di un robot, tuttavia, siamo riusciti ad aumentare la produzione e ottimizzare le risorse. La funzione del robot è fondamentalmente trasferire pezzi. Il robot sposta il pezzo dalla saldatrice a una macchina di verifica, attende che il pezzo sia finito, lo estrae dalla macchina e lo consegna nelle mani dell'operatore al momento giusto. La terza applicazione incorporata nel robot era già in fase di progettazione, poiché ci eravamo resi conto che non avremmo potuto raggiungere il ritmo di produzione richiesto dal cliente con un solo operatore. Tuttavia non volevamo nemmeno andare in sovrapproduzione, quindi dovevamo impostare molto attentamente il processo produttivo per non generare sprechi. Così siamo riusciti a stabilire un programma in cui un robot fornisce solo il lavoro di cui avevamo bisogno per raggiungere il nostro obiettivo, ed ora è in funzione. Nel caso di questa cella di assemblaggio, vediamo anche un robot che trasferisce pezzi tra due macchine diverse. Qui abbiamo anche aggiunto un sistema di illuminazione. Se il robot è in attesa di pezzi, come ora è il caso, l'illuminazione è blu e quando invece l'operatore li carica e il robot considera il carico corretto, diventa verde, indicando all'operatore che può uscire dalla cella. Beh, all'inizio non sapevo nulla dei robot collaborativi, ma potevamo contare sul supporto del distributore di Universal Robots. Abbiamo dovuto imparare velocemente perché la prima applicazione era da implementare molto rapidamente, ma ora possiamo sviluppare noi stessi altre applicazioni senza la necessità di alcun aiuto esterno. Attualmente stiamo valutando la possibilità di integrare questo tipo di apparecchiature per compiti di ispezione, imballaggio di pezzi e attività che non aggiungono valore al prodotto. Abbiamo creato un sottodipartimento all'interno del reparto di ingegneria dei processi dedicato all'automazione e alla possibile implementazione di questo tipo di apparecchiature nei processi di produzione.